Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In apertura parliamo di un importante sequestro effettuato questa mattina nei confronti di una famiglia rom ad Avezzano. Le sei persone coinvolte risultavano tutte nulla tenenti e si ipotizza anche un collegamento tra la famiglia rom in questione e il clan dei Casamonica. Sono ancora in corso le perquisizioni e le indagini che hanno portato al sequestro di 5 immobili del valore complessivo di 1.200.000 euro circa e di altri beni di valore a 6 componenti di una famiglia rom di Avezzano. L'operazione, coordinata dalla divisione anticrimine della Questura dell'Aquila, ha utilizzato gli uomini del commissariato e della compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano, nonché gli agenti della Polizia Stradale dell'Aquila, del Nucleo di Prevenzione Crimine di Pescara, del Reparto Mobile di Roma, con l'ausilio di unità cinofile specializzate nella ricerca di armi, droga e monete. Dagli incroci delle banche dati è risultato che i componenti delle famiglie rom si dichiaravano nulla tenenti al reddito zero, usufruendo così anche delle agevolazioni statali. In realtà le persone sono state trovate in possesso di auto di lusso, immobili e vari beni di valore. Certamente provento di attività illecita, in quanto il reddito dichiarato dai destinatari della misura è pari a zero, tant'è che erano forniti anche di esenzione ticket e quant'altro, però avendo comunque beni di lusso riteniamo molto probabile che siano provento di illecite attività, quindi immobili e mobili. Dalle indagini risulterebbero anche delle evidenze che legano le famiglie al clan de Casamonica. La divisione anticrimine della Questura sta indagando infatti i rapporti tra le macrocriminalità. Si tratta di una famiglia che in qualche modo è collegata con i Casamonica per via, insomma, un po' esterna. Sono legati da, diciamo, convivenza, da rapporti di convivenza più che matrimoniali con i Casamonica, e l'origine è la stessa perché sono una comunità rom. E ci diceva appunto che hanno delle similitudini anche proprio nella struttura degli immobili. Sì, la struttura degli immobili è molto lussuosa, in maniera abbastanza vistosa, e quindi dalle ville, dalle piscine, noi abbiamo ritenuto che ci fossero molti lati simili. Nottata di tensione in via Sacco, nel quartiere Arancitelli di Pescara, dove al termine di una violenta lite sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Pescara con l'accusa di rissa 4 giovani di etnia rom, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, tutti imparentati. Per un minore è scattata la denuncia in stato di libertà. La discussione, dai toni accesi, nella notte scorsa si è tramutata in rissa con l'aggressione subita da uno dei 4 ragazzi, costretto a fare ricorso alla cura dei sanitari, ed è stato giudicato guaribile in 10 giorni. All'arrivo in via Sacco i militari dell'arma si sono trovati davanti 4 giovani con i vestiti strappati, portati in caserma. I contendenti sono stati chiamati a chiarire senza esito i motivi della lite. Dopo la convalida degli arresti, i giovani sono stati rimessi in libertà in attesa del processo. Esprimo vicinanza e solidarietà all'assessore Dora Bendotti e al personale dell'assessorato alle politiche sociali del comune di Lanciano per il gesto intimidatorio messo in atto questa mattina nei loro confronti, già fatto in passato oggetto di minacce. Così l'assessore regionale alle politiche sociali Marinella Sclocco ha commentato la notizia del ritrovamento di 2 finti ordigni lasciati sul cornicione dell'immobile che ospita a Lanciano gli uffici dell'assessorato alle politiche sociali. Conosco molto bene l'operato dell'assessore Dora Bendotti e soprattutto la passione che lei mette in campo per la gestione di uno dei settori più difficili e problematici dell'amministrazione pubblica, e sono convinta, ha aggiunto l'assessore Sclocco, che questo gesto non fermerà il suo lavoro, che quotidianamente si contraddistingue per trasparenza e qualità amministrativa.
Prosegue l'inchiesta avviata a luglio sui bilanci della società di gestione aeroportuale a Pescara, la Saga. Ieri la Guardia di Finanza si è recata presso gli uffici per acquisire atti e documenti. A far partire l'inchiesta è stato un esposto alla Procura della Repubblica redatto dall'ex consigliere del CDA di Saga, Emidio Isidoro. Nessun allarmismo per il presidente Saga Nicola Mattoscio. La notizia trapelata ieri è quella dell'arrivo della Guardia di Finanza negli uffici della società di gestione aeroportuale di Pescara, che prosegue il lavoro avviato nel luglio scorso dalla Polizia Forestale. Al vaglio ci sarebbero i bilanci della società. È nota che c'è un'indagine sull'attività gestionale della società Saga in virtù di denunce che noi non conosciamo. Dal punto di vista della mia personale responsabilità mi auguro approfondimenti rapidi e in ogni direzione. Relativamente alla nostra attività e responsabilità non c'è un solo atto che non meriti attenzione. Aperti e trasparenti a qualunque disponibilità collaborativa per chi vuole conoscere fatti e verità relativamente alla gestione. A dare avvio all'indagine fu un ex consigliere d'amministrazione Saga che oggi ripercorre la vicenda. Da quella problematica scaturiva che negli anni e anche nell'anno in corso, 2015, Saga avrebbe avuto dei grossi problemi di bilancio, per cui non si sapeva come si procedeva nel corso dell'anno. E se avessimo continuato a sopportare un contratto insostenibile per le finanze della Saga, sarebbe stato messo a rischio la continuità aziendale. Per questo motivo io ho scritto una lettera ben motivata e da quella lettera è scaturito il finimondo internamente alla Saga, con il presidente Mattoscio che decise in quella sede, in quel consiglio di amministrazione, di dimettersi insieme col suo vicepresidente. Ho fatto un esposto alla Procura della Repubblica nell'ottobre del 2015 ed oggi, anche se credo certamente la Procura ne sta facendo uso, andando a guardare sia i bilanci della Saga del 2015 che i bilanci precedenti, credo, e sia tutti i contratti Ryanair, così come riportato da qualche quotidiano. Ryanair annuncia le novità per l'estate 2017 per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Dal 1 aprile si volerà per Copenaghen e Cracovia. Questa mattina sono state ufficializzate le nuove rotte alla presenza del direttore commerciale della compagnia low cost, David O'Brien. Nuove rotte per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Come annunciato qualche mese fa, la regione è riuscita a vincere la partita più difficile, quella di evitare la dipartita del colosso del low cost. Per farlo è stato necessario un dietrofront del governo, che il 1 gennaio scorso aveva posto una tassa aggiuntiva a favore di Alitalia. E proprio il direttore commerciale di Ryanair esprime il suo ringraziamento all'operato del governatore D'Alfonso. La regione Abruzzo deve un grande grazie al presidente D'Alfonso per l'impegno che si è preso nel portare avanti l'iniziativa per la rimozione della tassa. E grazie alle iniziative prese dal primo ministro Renzi e dal ministro dei trasporti Delrio si aprono degli importanti scenari anche per l'aeroporto di Pescara, in quanto grazie alle nuove linee guida aeroportuali l'aeroporto di Pescara sarà in grado di competere al pari livello con aeroporti come Milano e Roma. Non sono mai stati interrotti i rapporti professionali tra la nostra società di gestione aeroportuale e un partner così importante per il nostro aeroporto. Naturalmente le condizioni di contesto erano diventate molto complicate, come sappiamo, in virtù dell'incremento delle addizionali comunali realizzate dal governo, ma questa condizione è stata rimossa con saggezza dal governo Renzi nelle settimane precedenti. Due nuove rotte a partire dal prossimo 1 aprile, due nuove destinazioni che, spiega Ryanair, vanno a colmare un vuoto nelle tratte toccate fino ad oggi. Copenaghen e Cracovia inaugurano il Nord Europa.
È importante sottolineare anche che le due nuove rotte che andiamo ad annunciare oggi sono verso due nuovi mercati, la Danimarca e la Scandinavia e la Polonia, quindi l'est europeo. E noi contiamo di continuare in questi nuovi mercati, quindi con Scandinavia e est europeo, per il beneficio della regione Abruzzo. Passi in avanti per l'individuazione delle procedure per la scelta del sito che ospiterà il nuovo parco della depurazione al servizio della città di Pescara. Nei prossimi giorni la giunta comunale adotterà un atto deliberativo all'interno del quale verranno indicate tre ipotesi di localizzazione del nuovo impianto di depurazione: l'area dell'ex conceria Cocolo, quella relativa all'ex sanzificio di via Ombrone e una terza area attualmente occupata da Attiva. Un provvedimento che, una volta approvato, dovrà essere portato al vaglio del Consiglio. L'intervento relativo al nuovo depuratore prevede una gara d'appalto da 30 milioni di euro. Il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, vorrebbe creare un parco della depurazione fruibile dai cittadini e dove potranno trovare spazio anche sedi di istituzioni come l'Università del Mare, l'Istituto Zooprofilattico e l'ARTA. Un altro tema affrontato nella riunione di questa mattina è stato quello relativo alla necessità di effettuare l'intervento di separazione delle acque bianche da quelle nere, riguardo al quale ci sarebbe l'interesse dei vertici nazionali di Enel per la realizzazione dell'opera. E ora ci spostiamo a Teramo, nuovo contenzioso all'orizzonte tra la Team e l'amministrazione comunale teramana. Dopo la pubblicazione del bando del comune relativo alla vendita delle quote del privato, il CDA della società è pronto a impugnare il bando. Tra l'amministrazione comunale e la Teramo Ambiente, dopo la pubblicazione del bando relativo alla vendita delle quote del privato della società, potrebbe nascere un nuovo contenzioso. Il CDA della Team, infatti, si dice pronta a valutare gli effetti della pubblicazione del bando e l'amministratore delegato della Teramo Ambiente, Luca Ranalli, non esclude la possibilità di nuovi esuberi e l'avvio di procedure di mobilità per il personale. Per giovedì prossimo è previsto un CDA, al cui punto l'ordine del giorno sarà il bando di gara. Evidente a nostro avviso che la mancanza di possibilità di costruire l'impianto di cremazione e l'impossibilità di fatto di costruire nuovi loculi, atteso che questi ultimi sono posti come base economica nel bando di gara, potrebbe incidere sulla mancanza di incassi nel prossimo anno o addirittura biennio. È evidente che se si dovesse restringere le possibilità di guadagni da parte del Teramo Ambiente, il personale collegato ai cimiteri potrebbe andare in mobilità, in cassa integrazione o addirittura in esubero. Rimangono delle perplessità, confesso, su quanto posto in essere dal Comune, poiché, per quanto a nostra conoscenza, è tuttora vigente una convenzione sottoscritta fra il Comune di Teramo e la Teramo Ambiente nel 2006 e che andrà a scadere nel 2021. Quindi ci sarebbe la problematica di individuare qual è il contratto in essere, se c'è il contratto in essere, ovvero se da qui al prossimo anno o biennio la Teramo Ambiente possa o non possa svolgere attività sui cimiteri. Queste problematiche erano già state rappresentate più di un anno fa, sperando che il Comune, l'amministrazione comunale le recepisse e provvedesse con delle soluzioni alternative. Così non è stato, il bando di gara semplicemente indica che debba essere il nuovo privato, non si sa quando, a costruire impianti di cremazione e loculi. Oggi noi ci vediamo di fatto impossibilitati, almeno apparentemente, a svolgere queste attività economicamente importanti per quanto riguarda il profilo dei costi per una SPA. E ora andiamo all'Aquila sulla vicenda dei morosi del progetto Case Duro, a fondo delle opposizioni in comune nei confronti della maggioranza. La colpa, dicono, è di Cialente. Pesano come un macigno i 5 milioni che il Comune e quindi gli aquilani hanno versato e stanno versando per coprire il buco con i fornitori di servizi di luce e gas a causa dei morosi del progetto Case. Soldi di tutti per coprire le mancanze di alcuni, perché nelle piastre degli New Town non vivono solo indigenti e furbetti.
La colpa di questo stato di cose è dell'amministrazione e del sindaco, denunciano i consiglieri di centrodestra Liris e De Matteis, che ricordano le condanne al primo cittadino inflitti dalla Corte dei Conti per la gestione dell'Accademia dell'Immagine e proprio per un'altra vicenda legata al progetto Case, ovvero quello della mancata riscossione degli affitti. Una scelta, quella di non far pagare i canoni di compartecipazione per le opposizioni legate solo a logiche elettoralistiche, tesi sposata anche nella sentenza della magistratura contabile. Il Comune dell'Aquila ha dovuto prendere milioni e milioni di soldi di aquilani che potevano essere investiti in servizi per i giovani, gli anziani, per i trasporti, per rendere più vivibile questa città, li ha dovuti mettere da parte per pagare i debiti che per incapacità, superficialità e strumentalizzazione politica hanno prodotto in questa città Cialente e i suoi amministratori. Quindi gli aquilani seri, gli aquilani bravi, stanno pagando i debiti di Cialente e dei suoi amministratori. L'obiettivo di Cialente, secondo il forzista Liris, è quello, su una questione tanto delicata come l'emorosità nelle New Town, di mettere tutti contro tutti, secondo l'adagio di Vite Timpera. L'atteggiamento del sindaco è sempre più vergognoso. Il tentativo di dividere la città in maniera costante, prima residenti e progetti case e chi è tornato a vivere nelle proprie case, un tentativo becero che tende a far passare gli abitanti progetti casi, domicili progetti casi, come coloro che non pagano e che non vogliono pagare. L'inadeguatezza amministrativa, l'incapacità amministrativa del Cialente e dei suoi accoliti sta portando al fatto che chi ha sempre pagato purtroppo sarà costretto a pagare sempre di più. Chi non ha pagato, chi non ha mai pagato, avrà sempre di più il pretesto per non pagare. Prosegue la 3 giorni di seminari organizzati dalla Regione Abruzzo per presentare le principali opportunità offerte nell'ambito della programmazione dei fondi a gestione diretta dei PON, dei PORFESR e dell'FSE. Oggi la seconda giornata presso la Camera di Commercio di Teramo. L'Europa nella mia regione, questo è il titolo dell'incontro svoltosi questa mattina a Teramo presso la Camera di Commercio. Una giornata organizzata dalla Regione Abruzzo per la presentazione di offerte nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei a gestione diretta. La Regione Abruzzo si accinge a intraprendere una ulteriore attività di supporto nell'ambito della informazione, comunicazione e sensibilizzazione circa le opportunità provenienti dall'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea. Quindi questa serie di incontri vuole essenzialmente mettere a fuoco la possibilità e far sì che tutti i diversi soggetti pubblici e privati che sono interessati e che operano nell'ambito del territorio regionale possano cogliere queste opportunità. Nell'ambito di questa attività c'è anche la presentazione sul territorio del neofita, del nuovo servizio di europrogettazione che vuole essere una struttura di supporto molto più operativa e diretta affinché possa fare da feedback e possa supportare specialmente nell'ambito degli enti locali, quindi dei soggetti pubblici, tutta una serie di attività che sono fondamentali al fine di avanzare candidature nell'ambito dei progetti a finanziamenti diretti. Nello specifico, quindi, in queste occasioni, in questi incontri, sottoponiamo l'attenzione dei partecipanti anche quelle che sono le opportunità provenienti dall'utilizzo di altri fondi, i cosiddetti fondi strutturali, affinché, come dicevo prima, tutti coloro che sono interessati possano coglierne appieno e poter eventualmente partecipare a questi bandi, che sono lo strumento fondamentale dell'Unione Europea per far sì che le risorse finanziarie possano essere trasferite nei territori. È stata intitolata ad un eroe della Seconda Guerra Mondiale la nuova scuola dell'infanzia di via Adda a Montesilvano. Da oggi si chiama Scuola Giuseppe Dezio. All'ufficiale tedesco che aveva dato l'ordine della fucilazione disse: «Se una rappresaglia si vuole compiere, sia fatta a me, unicamente a me, ma sia risparmiato sangue innocente». Portere
il nome di Giuseppe Dezio, la nuova scuola dell'infanzia di Via Adda a Montesilvano, inaugurata qualche giorno fa e costruita con i più moderni criteri di sicurezza e antisismici. Giuseppe Dezio era un generale dei carabinieri nato a Montesilvano, è morto il 28 aprile del 1945 a Saonara, nel Padovano, fucilato assieme ad altri civili dalle SS tre giorni dopo la fine della guerra. Dezio porta con sé una storia di coraggio ed altruismo che è stata ricordata questa mattina nella cerimonia di intitolazione. Queste sono le celebrazioni che ci aiutano a ricordare, a non dimenticare persone che hanno speso la propria vita per consentirci di vivere in un mondo senza guerre, in un mondo migliore. Lo dobbiamo fare, dobbiamo ricordarlo per noi, per i nostri figli, e dobbiamo fare in modo che questo ricordo diventi indelebile. Credo che meriti un'attenzione particolare il gesto che il generale Dezio ha compiuto e che forse non è ricordato abbastanza, quello di offrire la propria vita in cambio di 43 cittadini innocenti. Se ci pensiamo e se ci pensate, è la stessa cosa che ha fatto Salvo d'Acquisto. L'esito è stato diverso, ma non inferiore è stato il gesto del generale Dezio. I bambini, io immagino che passeranno da qui, vedranno, leggeranno il nome di Giuseppe Dezio e non sapranno chi è. Magari chiederanno ai loro genitori, chiederanno ai loro insegnanti, chiederanno a noi chi è. E rimarranno impressi con questa figura se noi sapremo raccontargli la sua storia, se noi sapremo passargli l'importanza e il senso del suo sacrificio. Dal 23 al 25 settembre Teramo si trasforma in un contenitore di iniziative pensate per mettere a fuoco la fragilità della mente. Devianze e dipendenze, aggressività e violenza, oltre all'espressività creativa della follia, saranno i focus su cui si alternerà il contributo di luminari della psichiatria, artisti, scrittori e uomini di spettacolo. Torna la seconda edizione nazionale di Follemente Festival, iniziativa ideata dallo scrittore Marcello Veneziani, che si rinnova a Teramo dal 23 al 25 settembre con due ospiti d'eccezione, Enzo Iachetti e Giobbe Covatta. Il festival si presenta quest'anno in coppia con le Giornate della Follia, un contenitore scientifico che prevede convegni accreditati ECM con esperti di settore. Nel corso delle tre giornate all'Hotel Abruzzi verranno trattate problematiche di grande impatto sociale, dannose per la salute dell'individuo e della collettività, come la solitudine, il suicidio, le dipendenze patologiche, l'aggressività e la violenza. E sempre a Teramo torna sabato prossimo sportissimamente lo sport sotto le stelle. Per l'ottavo anno consecutivo torna a Teramo l'evento dedicato agli amanti dell'attività fisica denominato sportissimamente lo sport sotto le stelle, previsto per sabato 24 settembre a partire dalle ore 18. Una manifestazione patrocinata dal Comune di Teramo e dal Comitato Provinciale del CONI che per l'edizione 2016 vede la partecipazione di oltre 70 associazioni sportive. Atleti e giovani si esibiranno in diverse discipline. In ogni angolo del centro storico, le federazioni sportive offriranno la possibilità ai visitatori la pratica delle discipline con dimostrazioni e esibizioni grazie a campi attrezzati, canestri, porte, reti, palloni, racchette, mazze da baseball, moto, kart, sub, calcio balilla, kimono, biciclette, pareti di arrampicata, trapezi, tiro a segno, spinning, walking, esibizioni di danza, atletica leggera, arrampicata, pattinaggio, scherma, rugby, skateboard, tiro con l'arco, tennis da tavolo e molto altro. Inoltre, grazie alla collaborazione delle tante società e associazioni locali che promuovono quotidianamente l'attività fisica, si cercherà di battere i positivi risultati dell'ultima edizione della Kermesse, che ha portato in strada oltre 100 discipline sportive. Sabato 24 il centro storico sarà quindi attrezzato per l'occasione e in gran parte chiuso al traffico per ospitare le esibizioni e le iniziative messe in campo. Oltre allo sport, protagonisti della serata saranno arte, musica, shopping e artisti di strada che animeranno le vie del centro storico di Teramo fino a tarda notte.
Ed ora apriamo la pagina sportiva, lo facciamo con i risultati della quinta giornata di campionato di Serie A, che ha visto il Pescara cercare vanamente l'appuntamento con la prima vittoria sul campo. Infatti all'Adriatico Cornacchia, come vedete, è finita 0-0, nonostante il Pescara abbia avuto l'opportunità di giocare in superiorità numerica, anche doppia nel finale, nei confronti del Torino, ma nulla da fare. Atalanta-Palermo 0-1, Bologna-Sampdoria 2-0, Chievo-Verona-Sassuolo 2-1, Empoli-Inter 0-2, Genoa-Napoli 0-0, Juventus-Cagliari 4-0, Milan-Lazio giocata ieri 2-0, Pescara-Torino 0-0, Roma-Crotone 4-0, Udinese-Fiorentina 2-2. Classifica: in testa torna la Juventus con 12 punti, Napoli 11, Roma, Chievo e Inter 10 punti, Milan e Bologna 9, Genoa, Fiorentina, Lazio e Udinese 7 punti, Sampdoria e Sassuolo 6, Torino, Pescara e Palermo 5 punti, Cagliari ed Empoli 4, Atalanta 3, Crotone 1 punto. E allora andiamo subito a vedere gli highlights della partita di Pescara, partita a reti bianche, Pescara in campo con l'11 che aveva annunciato Massimo Oddo in conferenza stampa, dunque con le novità Crescenzi, Aquilani e Fornasier al posto di Zampano, Ghiomber e Brugman, poi in avanti Benali e Verre a sostegno di Caprari. Per il Torino c'è Aramu in attacco al posto di Iago Falche, questa è la sorpresa varata da Mihajlovic nel prepartita, a centrocampo Baselli e Vives con Acqua, in difesa Moretti gioca centrale al posto di Castan, per lui turno di riposo, mentre Barreca prende il posto dell'infortunato Molinaro, la cui stagione è compromessa dalla rottura del crociato del ginocchio sinistro. Il primo tiro che vediamo è di Cristiano Biraghi con la parata di Joe Hart, tiro dalla distanza dell'ex giocatore del Granada, con la parata dell'estremo difensore inglese. Poi la palla recuperata da Verre, grande staffilata dalla distanza, Hart vola e respinge a mani aperte, Verre che poteva servire sulla sinistra la corrente Memushai. Poi si fa vedere il Torino con questo spunto di Boye che serve Martinez, destro a giro fuori bersaglio, nessun problema per Bizzarri che invece dovrà intervenire subito dopo su un'azione di rimessa. Prima però c'è il tiro da piazzato di Aramu con la palla che si spegne sul fondo, il tiro dell'ex giocatore del Livorno. Ed ecco l'azione di rimessa ispirata da Acqua per Boye che salta Campagnaro, poi Bizzarri riesce a intervenire sul pallone, la palla resta viva ma Martinez non ha il tempo giusto per concludere a porta vuota. Si salva il Pescara. Poi l'espulsione di Acqua, già ammonito, entra così in maniera scomposta ai danni di Caprari, dunque secondo giallo e cartellino rosso per il colored del Torino. Prima di andare all'intervallo, eravamo al 45esimo, dunque nel primo minuto di recupero, opportunità per Brian Cristante, la cui girata mancina finisce fuori di un soffio con Hart pietrificato. In 11 contro 10 il Pescara inizia la ripresa, ma il Pescara non riuscirà ad approfittare della superiorità numerica. Le opportunità comunque non mancheranno. Qui c'è un salvataggio sotto porta di Zappacosta che anticipa di un soffio Verre, come possiamo rivedere dal replay. Ci saranno dei cambi da parte del tecnico Oddo, che metterà dentro Zampano al posto di Fornasier portando in mezzo Biraghi, poi uscirà anche Benali al suo posto Manai, dunque più peso offensivo. Questa è un'opportunità per Lejan Memushai che va al tiro con il sinistro e impegna Hart. Torino ridotto in 9 uomini nel finale, questo rosso diretto a Vives che interrompe malamente l'azione di rimessa di Mitrizza, che era il terzo e ultimo cambio varato da Oddo. Mitrizza al posto di Cristante, Pescara iperoffensivo e Torino ridotto in 9 uomini per questo rosso a Vives, ma 11 contro 9 il Pescara rischia di prendere il gol dello 0-1 con Belotti, che era stato inserito nella ripresa da Mihajlovic al posto di Boye, e Belotti si rende subito protagonista di questa azione di rimessa e spaventa Bizzarri così. Forse tocca anche il portiere argentino del Pescara. Palla interna, poi la palla attraversa tutto lo specchio della porta al 90esimo. Tra gli attacchi confusi del Pescara, la più
importante palla gol del finale con Cristiano Biraghi, che tutto solo davanti a Hart non inquadra lo specchio della porta. Grande palla gol sciupata da Biraghi. Sul tiro di Mitrizza arriva il fischio finale di Banti di Livorno. Opportunità dunque persa dal Pescara, finisce 0-0 all'Adriatico Cornacchia. Ora ascoltiamo le impressioni nel dopo partita. Abbiamo preso tre pappini a Roma e siamo scesi in campo come le altre volte. Abbiamo preso un punto, ci prendiamo il punto e continuiamo per la nostra strada. Noi stiamo bene, spero anche voi. Lo so che è una buona occasione, però purtroppo questo è il calcio. Bisogna saperlo accettare. Avremmo anche potuto perdere sul palo di Belotti. Quindi, bicchiere mezzo pieno. Non esiste bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto. Esiste la realtà, un punto in classifica, e andiamo a 5 e tiriamo dritto per la nostra strada. Ah, per come è arrivato penso che è un ottimo punto, per come è arrivato vale quasi come una vittoria, anche se primo tempo non ero contento perché dovevamo far meglio, dovevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, tenere più la palla. Poi abbiamo giocato tutto secondo tempo in 10, addirittura ultimi quarto d'ora in 9, con grande coraggio, dimostrando comunque di non voler perdere. Anche in 9 abbiamo creato, abbiamo preso un palo clamoroso, abbiamo sciupato di nuovo un contropiede facile, mancava sempre questo ultimo passaggio. Sappiamo che Pescara a casa si trasforma, gioca bene, ma penso che a fine il risultato giusto. E scendiamo ora in Lega Pro e parliamo di Teramo. Anche oggi doppia seduta per la squadra di Nofri, che prepara il match di sabato sera contro il Fano. Domani è atteso anche il responso dell'infortunio di Carcaris, che sarà visitato dal professor Cerulli Irelli a Perugia, e poi si deciderà se intervenire o meno sul mercato. Intanto ha parlato l'attaccante del Teramo, Jefferson. Un'altra volta... Purtroppo abbiamo avuto un altro errore nelle zone basse del campo che ti hanno punito. Ma sono contento per il fatto che la squadra dalla partita precedente è cresciuta e migliorata. Sappiamo che ancora dobbiamo migliorare tanto in alcuni aspetti, però penso che dobbiamo imboccare quella strada che abbiamo fatto sabato, quella strada lì e crescere. Speriamo di fare un bel lavoro per arrivare sabato e finalmente arrivare ai 3 punti, perché penso che è un gruppo che ha bisogno di una vittoria, di sbloccarsi, perché sabato secondo me c'è stata una bella partita del gruppo e ci è mancato il risultato. E io credo che comunque questa settimana qua si può fare bene, e sabato speriamo il 3 punti che ci dà una mano. Io ancora non sono contento delle mie prestazioni, dico la verità, perché comunque mi sento ancora, ti dico, rimorchio, cioè sembra che ho il rimorchio ancora dietro e non va bene. Però io ho già parlato col prof e questa settimana qua cercheremo di lavorare un po' più sulla brillantezza, perché certi punti della partita sembrava che non avevo gambe, però ci stavo, ma non avevo quello stretto, quello che mi permette di fare una giocata per calciare in porta, per fare un'azione da gol. E con questo servizio chiudiamo la terza e ultima edizione del TG6, che torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.